siamo a goderci o a generare dei contenuti nomadi dentro casa nostra, violando certi spazi che sono stati concepiti e sono dedicati a altro, per fare questa connessione, per avere questa estraneazione digitale. Ma la sensazione nel momento in cui ci si siede in poltrona è proprio la sensazione di un posto in business class in aereo, oppure di essere seduti su una macchina di lusso come una Rolls. Diamo anche una chiusura alla porta, ragazzi. In maniera totalmente immersiva. E qui chi ci ammazza più? Io dico sempre, non vale, puoi guadagnare tutto, ma nulla vale se perdi te stesso. Perché solo 2 aziende su 10 hanno successo, mentre le altre 8 chiudono nel giro di 5 anni? Stiamo per entrare in un locale molto particolare. Quale strategie mettono in pratica? Visto che, come sai, il marketing per me è una malattia. Come hanno rivoluzionato il loro mercato? Siamo i primi in Italia a fare questa cosa. Come sono sopravvissute ai periodi di crisi? Quali sono state le più grandi difficoltà in questi 10 anni e come le avete affrontate? In un'unica domanda: perché loro ce l'hanno fatta e come puoi prendere anche tu spunto dal loro successo? Siamo qui per rivelartelo. Benvenuto in una nuova puntata di Imprese, un vero documentario in cui raccontiamo tutti i retroscena delle aziende più interessanti, rivoluzionarie e virtuose. Poi un po' di backstage lo mettiamo. Le analizziamo su diversi piani: modello di business, management, marketing e vendite. A condurre ogni puntata c'è Manabi. Ci siamo? Direttore del Dipartimento Video di Strategy News Agency, l'agenzia pubblicitaria specializzata in video per vendere. Se sei anche tu appassionato di business e marketing, se sei un imprenditore che cerca sempre nuovi spunti e strategie da applicare in azienda, allora iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti neanche un episodio. Eleviamo le tende. Torniamo alla puntata di oggi. Siamo in uno dei luoghi più iconici di Milano, il Quadrilatero della Moda. Là in fondo si vede via Monte Napoleone e stiamo per andare a scoprire uno showroom che è veramente incredibile. Andiamo. Oggi raccontiamo un prodotto veramente fuori dall'ordinario, un oggetto, se così possiamo definirlo, frutto della capacità visionaria dei suoi ideatori. E quante storie di successo aziendali conosciamo, partite da un'idea così all'avanguardia da sembrare da pazzi? Einstein lo diceva già un secolo fa: solo coloro che sono abbastanza folli da poter pensare di cambiare il mondo lo cambiano davvero. E loro lo sono stati. Creano nuove dimensioni immersive, marito e moglie, figli d'arte diversa, che hanno trovato un punto in comune grazie a Pianeta. Risolvono un problema che tutti hanno e che nessuno ancora comprende come gestire. Una tecnologia sempre più smart, ma poco a misura d'uomo. Realizzano un nuovo concetto di stanza nella stanza che permette di vivere connessi ma mai violati dalla tecnologia. Ma questa è un'impresa che ha originato una vera e propria impresa? Scopriamolo insieme. Che cos'è questa cosa particolare, colorata, bianca, disegnata a cui ci troviamo di fianco? Siamo di fronte a Pianeta. Pianeta è una stanza nella stanza. È la prima stanza nella vita degli esseri umani. Ok. Ed è arrivata nel momento in cui c'è veramente bisogno, perché la vita, rispetto agli ultimi 5.000 anni, è cambiata. Perché è cambiata? Perché la tecnologia non è più uno strumento che accompagna alcuni particolari momenti della quotidianità, ma è la quotidianità. La tecnologia negli ultimi 50 anni, con un'accelerazione negli ultimi 20, è passata da essere uno strumento a essere un elemento culturale, cioè cambia il modo non solo di agire, ma di pensare e di vivere. Per intenderci, Pianeta in qualche modo sta alla vita quotidiana del XXI secolo come, diciamo, 200-300 anni fa si sono resi conto che era il momento di dedicare uno spazio privato per i bisogni corporei. Quindi, cioè, oltre a essere un oggetto molto particolare di design, molto bello anche da vedere, particolare, che cattura immediatamente l'attenzione nel momento in cui lo vedo all'interno di un ambiente, è effettivamente funzionale? È innanzitutto funzionale. Okay. L'idea di Pianeta è nata vivendo in casa e rendendosi conto che in casa siamo, nel nostro caso eravamo, nomadi digitali. Ok.
la sala da pranzo non era più solo la sala da pranzo, ma era anche il luogo dove uno ci mette il computer, lavora. Lo stesso è diventata la cucina, lo stesso è diventato il divano. Il letto è il luogo dove ti siedi e accovacciato, curvo, ingobbito, ti vedi su un 8 pollici di cellulare una serie TV con le tue cuffiette. Questa è povertà esperienziale. Noi per il 90% della nostra giornata stiamo vivendo magari in una casa, proporzionalmente a quello che uno ha investito e che uno ha voluto investire, certo, o potuto, poveri, poveri qualitativamente. Siamo a goderci o a generare dei contenuti nomadi dentro casa nostra, violando certi spazi che sono stati concepiti e sono dedicati a altro per fare questa connessione, per avere questa estraneazione digitale. È arrivato il momento per noi di ridare nobiltà, qualità di vita, benessere in quel momento, per lui, per lei, per i figli, per il momento di svago, il momento di lavoro. È arrivato il momento nel XXI secolo di prendere una decisione. Siamo nomadi dentro i nostri spazi, abusando di spazi concepiti per altre funzionalità per farci anche quella cosa, certo, oppure avere una casa nella casa, una stanza nella stanza, un pianeta nella casa. Nella casa, sì, dentro cui quell'esperienza è sublime. Iniziamo ad avvicinarci verso l'interno di pianeta, ma prima di questo, da dove ti viene l'idea e soprattutto qual è il tuo percorso prima di arrivare ad avere quest'idea e decidere di creare la tua impresa attorno a questo prodotto? Pianeta è il punto di arrivo per Ellie e Rini, ma prima di capire di cosa si tratta nel dettaglio, vediamo qual è stata la ragione che li ha portati a realizzarlo. Come spesso accade, il segreto per creare prodotti vincenti è risolvere problemi. Basta un istante, un velo di intuito ed è fatta. Siamo nel 2005, sì, io e mia moglie Federica, la Ellie di Ellie e Rini, sì, ci sposiamo, ci regalano l'home theater, esperienza di moltissimi, quasi, sì, tutti oserei dire, tutto esaltato, ti metti il tuo impianto 5.1, 7.1, chi più ne ha più ne metta, configuri il tutto secondo le istruzioni, poi da ingegnere un minimo queste cose le so fare, inizi a vederti un film e peccato che c'è la scena del parlato e non senti niente, perché dici ma cavolo, ho anche lo speaker frontale, alzi il volume, oh adesso comincio a sentire. Si schianta l'auto in un film, sì, d'azione e praticamente viene giù il palazzo. Abbassa il volume! Qual è il problema? Che l'esperienza legata alle contenuti digitali, di entertainment in questo caso, sono altissimi come, okay, contenuto. Investono nella qualità audio, certo, siamo al Dolby e tutto, certo, quello che più ne ha più ne metta. Compri, adotti, configuri la tecnologia adeguata al tuo potere di acquisto, ma che oggi già è per tutti già all'altissima qualità, certo, l'esperienza che ne tiri fuori in ambito domestico è mediocre. È mediocre. E perché è mediocre? Perché tecnologia più contenuto, uno più uno, non fa due come esperienza, fa uno, fa un e mezzo, anche sotto meno di uno. Perché? Perché l'audio-video necessita di architettura concepita, okay, per questo. Okay. Partendo da questo, quindi da quel 2005, questo tarlo del dire ma è possibile non trovare il modo per veramente vivere adeguatamente quel contenuto e trarne un'emozione memorabile, tutto inizia nel 2005. Gli anni passano, si affermano nel mondo del lavoro, dell'entertainment, certo, il fatto che il contenuto non è più solo ricevuto, ma anche prodotto, sia nel mondo del lavoro, in una normale, certo, video call, e non parliamo nel mondo, sì, della content creation. Content creation. In ambito digitale indichiamo come content creation il processo di creazione di materiale educativo o di intrattenimento, come articoli, video o immagini, che ha l'obiettivo di coinvolgere un pubblico target. Questo contenuto può essere utilizzato in vari canali di comunicazione, come siti web, social media o come qui su YouTube. E quindi si afferma l'esigenza di dire, ma quando faccio una video call o faccio una diretta live, una stream, ho lo spazio per farlo. Certo. Nel mondo dei content creator si è creata la mitologica cameretta, sì, con tutto il necessaire, però peccato che è una violazione, perché tu di fianco al tuo letto, tu fai le tue 8 ore di stream, finisci e areando il locale possibilmente, poi ci vai a dormire. Certo.
siamo prigionieri nella nostra casa perché la tecnologia richiede delle regole e tu non hai una soluzione dedicata a questo. Così nasce Pianeta. Ecco, lo anticipavo prima. Risolvere un problema sembra un concetto banale, ma non avete idea di quante aziende vengono fondate e messe in piedi in un capannone senza che nessuno abbia risposto alla domanda: ma il mio prodotto o servizio quale problema risolve, quale beneficio porta e soprattutto come lo fa? Ci troviamo in quello che è il suo contesto, il suo habitat, se vogliamo, naturale. Questo è l'habitat, un caso specifico. Sì. Per capire perché esiste Pianeta. Pianeta è a tutti gli effetti una stanza nella stanza. Dentro questo spazio, per intenderci questa parte della sala, sì, siamo intorno ai 25 metri quadri, quindi sì, grande, per carità, Milano, eccetera, però certo, comunque non è la Reggia di Caserta. Sì. In questo stesso spazio si sono create tre ambienti. Un ampio salotto, sala TV. Certo. Un'area musica e un ufficio, uno studio, una sala di registrazione, una sala cinema nello stesso spazio, cosa che in un approccio di architettura e di interior design tradizionale non sarebbe stato possibile. Perché? Certo. Perché banalmente io sto usando un angolo, sì, non sto usando finestre, certo, non sto usando, diciamo, il tutto pieno nel senso soffitto, sì, pavimento. Ho inserito una scultura che in questo caso, come si può vedere, si inserisce perfettamente nel mood board della, certo, dell'arredo ed è un'estrema funzionalità che si unisce a un'estrema estetica e armonia. Qui dentro è il luogo in cui allora ti fai la tua video call, fai la tua giocata ai videogiochi, ti rilassi, mediti dentro. E fuori l'ambiente gode di una estetica e di una unicità. Ci presenti un po' l'oggetto? Cioè, anche proprio da un punto di vista tecnico, quindi quali sono anche le cifre di riferimento, configurazioni, eccetera, eccetera. Assolutamente. Pianeta è questo elemento che indicativamente ha delle dimensioni molto compatte. Questo è stato uno degli elementi più importanti a livello iniziale di progetto, un rapporto spazio dentro spazio fuori ottimizzato. L'obiettivo è averlo esternamente il meno ingombrante possibile, quindi più piccolo possibile, okay, e dentro più spazioso, certo, più accogliente possibile. Il risultato, l'equilibrio raggiunto, un equilibrio apprezzato appunto sia dal mondo dell'arte così come dal mondo del design, come riconoscimenti internazionali, è un oggetto che, diciamo, profondo visto dal fronte poco meno di 2 metri, 1,90 m, alto poco meno di 1,80 m e largo circa 130 centimetri. Okay. Il risultato è che Pianeta occupa a livello, diciamo, vista top view, meno di 2 metri e mezzo, occupa 2 metri e 3. Ok. Capite cosa vuol dire avere una stanza in 2 metri? In 2 metri e 3, se lo applichi a qualsiasi altro, certo, spazio di, diciamo, di architettura di interni, ci fai uno sgabuzzino a malapena, non ci farai mai un, certo, vano abitabile. Il segreto è che dentro questi solo 2,3 metri calpestati c'è dentro un pianeta, un mondo. Quindi quello che ora state vedendo e apprezzando è la sua versione ideale, cioè Pianeta con la porta. Abbiamo avuto modo di vedere i pianeti senza porta, che è un optional, sì, diciamo, una versione più espositiva, sì, ma la sua natura, la stanza, ha una porta. Senza, certo, una porta, che stanza è? Certo. E quindi dentro questa stanza, entrando dentro questa stanza attraverso questa porta, si entra in quel luogo esperienziale unico. E quando entri dentro, il resto sta fuori, gode, vive gli spazi concepiti per quei luoghi comunitari e tu vivi quella tua intimità, quel tuo momento e dentro puoi starci ore se serve. Perché quando noi lavoriamo spesso, certo, passano le ore o anche quando si studia. Certo. Per la verità anche quando vediamo un film alla fine quelle due orette ci le passiamo. Qui dentro si sta bene per tutto il tempo che ti serve. La poltrona come layout è questo. Sì.
Poi ci possono essere progetti bespoke molto spinti, come può essere magari un gamer, un appassionato, sì, di automobili. Ci vorrei veramente riprodurre dentro il mio pianeta un abitacolo, insomma, Bugatti. Sì. Allora si lavora su un bespoke spinto anche, okay, anche della seduta. Gli elementi che nella normalità delle scelte vengono fatte sono il materiale, diciamo, degli elementi interni di arredo e di rifinitura, quale braccioli, tavolino. Qua noi lavoriamo su delle Copelli come modelli, certo, diciamo base, proprio per la comodità, il comfort, proprio l'esperienza, diciamo a livello del tatto. E poi gli elementi di tessuto, in questo caso degli splendidi velluti che vanno a chiaramente a dialogare sia con le finiture dell'ebano, quindi questo elemento, sì, dorato, queste venature dorate, e con lo stesso criterio, ma in una logica di estetica e di bespoke coi clienti, lavoriamo sul trattamento degli elementi metallici. Okay. Quindi in questo caso abbiamo un RAL dorato, proprio perché insomma, si sposa con tutta la filosofia di questo mood board, ma possono essere anche di altri elementi. Una cosa molto importante, ho parlato del tavolino. Diciamo che nell'esperienza del digital living noi abbiamo una serie di necessità. Sì. La prima, nel XXI secolo, ahimè, un po' come saranno anche le auto elettriche, abbiamo bisogno di ricaricare cosa? In parte noi stessi umanamente, come diceva Federica, ma non elettricamente, almeno per il momento, abbiamo da ricaricare i nostri device. Quindi il primo gesto che viene fatto, uno è il suo cellulare, dice ce l'ho carico, scarico come sempre, ricarica wireless o prese USB-C per ricaricare il proprio device. Quindi il primo bisogno, diciamo, nella piramide è assolto. In un mondo sicuramente diverso dal solito, perché stiamo parlando comunque di un prodotto di nicchia fuori dall'ordinario, Pianeta risponde alla piramide dei bisogni del cliente. Se come imprenditore riesci a risolvere il problema che più sta a cuore del tuo cliente tipo, hai fatto bingo. Dopodiché ci sono tutte le esigenze anche fisiche, come abbiamo detto. Quindi elemento per noi imprescindibile del nostro pianeta è il tavolino. È un tavolino che è stato studiato affinché l'esperienza tradizionale del lavoro, del appoggiare un libro, appoggiare un testo, fosse assolta. Ok. È vero che molto è smaterializzato e digitalizzato, certo, ma per fortuna non tutto e non solo. E comunque c'è sempre un'interfaccia fisica che richiede dei piani d'appoggio. In questo caso, quindi, la sfida è stata avere un piano d'appoggio molto solido, come questo, con una portata molto ampia, parliamo di mezzo metro, sì, di estensione, ma non come quelli che ci sono spesso nelle sale dei convegni, che sono un po' ballerini, esatto, devi stare attento a appoggiare un foglio, certo, che sennò rischia di crollare come un castello di carta. Questo è un tavolino super solido, con questa portata, ma poiché devo entrarci e devo uscire, questo tavolino, certo, era immobile. E questa configurazione in realtà è ciò che diventa molto confortevole quando tu utilizzi Pianeta in modo multitasking. Momento del gioco, posso stravaccarmi, sposto, incrocio le gambe, mi muovo. Momento del lavoro, bisogno di scrivere, sposto facilmente il tavolino. O anche in una configurazione ibrida, sì, lavoro, ma sposto il tavolino un po' più in là, cavallo le gambe, faccio questa dinamicità, questa necessità anche di muoversi, da noi magari inchiodati in un luogo, è un altro aspetto che permette di utilizzare Pianeta in modo anche, diciamo, biologicamente confortevole, non rigido, e passarci quindi maggior tempo in modo confortevole. Ovviamente tutto ciò che è la parte di predisposizione agli impianti, quindi, certo, cablato interamente, e lo schermo, certo, che sì, l'impianto audio. L'impianto audio è integrato ed è un 4.1 ed è la vera chiave del successo di Pianeta. Quando si dice che in realtà c'è già tutta la tecnologia, ti, certo, arriva una stanza completamente equipaggiata, non è che costruisci la stanza e poi devi cominciare a impazzire, andare in giro adesso, certo, dove metto le casse, dove metto questo, dove metto... arriva tutto, si parla appunto, manca solo il proprio device. Abbiamo visto da vicino un prodotto fuori dall'ordinario. Allora è il caso di ascoltare cosa hanno da dire i creatori di questo prodotto per ispirare chi, come magari tu che stai guardando, ha un'idea così creativa e innovativa da sembrare irrealizzabile, magari senza valore. Perché se nel marketing e nella vendita tutto ha un peso oggettivo ben definito e calcolabile,
Ad un'idea imprenditoriale è difficile mettere un prezzo sul cartellino, specialmente in un mondo come quello attuale, dove tutto invece sembra averne uno. Cosa vi sentite di dire, o comunque di qual è il vostro sprono a chi in qualche modo in questo momento ha un'intuizione, una visione, come in qualche modo l'avete avuta voi, e sta tentennando se effettivamente buttarci sia capofitto oppure no, beh, continuiamo a seguire la strada che stiamo seguendo. Mi viene difficile perché, come dicevo prima, a volte lo slogan può valere, ma non sempre per tutti. Personalmente ritengo che appunto nella vita vivere con paura forse è la cosa peggiore che ti può capitare, perché sei paralizzato. E quindi quello che anche Nasri dice, devi sempre provarci, crederci e non fermarti per la paura di sbagliare, di cadere o di fallire, perché anche il fallimento, certo, appunto, ci può stare. Dall'altra parte dico anche di buttarcisi, ma non dimenticando mai ciò che è priorità per te, per te stesso. Quindi se quel buttarsi ti porta via da te stesso, io dico sempre, non vale, puoi guadagnare tutto, ma nulla vale se perdi te stesso. Sì, io dal mio punto di vista, per completare e aggiungere la mia prospettiva, siamo in una fase storica dove le idee vengono mercificate, perché c'è una tensione alla mercificazione, alla finanziarizzazione di qualsiasi cosa. È un rischio, perché ciò che in realtà rende la vita gustosa non è il calcolo del ROI, del ritorno sull'investimento. ROI, il return on investment, è quel parametro che permette di valutare il ritorno economico di un investimento fatto in azienda. Un esempio? La quantità di vendite che sono state generate da una pubblicità fatta su YouTube in un determinato periodo. Quindi questo è il mio consiglio, che mentre lo sto dicendo, lo sto dicendo a me stesso, perché è una tensione, è un'aria che respiriamo, che non vuol dire che è negativo, è sempre, come dire, l'equilibrio delle cose, ma le idee, le intuizioni lasciano segno in te, lasciano segno nell'umanità, nella misura in cui tu segui e lavori su quella scintilla, non sul suo impacchettamento per l'interesse bene, di qualcun altro. Lavori le idee nuove, la generazione di idee nuove, riuscire a seguirle è un lavoro. Certo. Nel senso, e bisogna alimentarlo. Non, appunto, come dicevo prima, non è lo sprazzo di un momento, la pancia, e poi da lì non si va lontano, ma è un lavoro giorno per giorno, allenandosi a crederci e riuscire a stare dietro a questa generazione. Io sono avvantaggiata perché c'è un generatore in tempo reale che a volte fa mancare un po' l'aria, però dall'altra parte da sprizzo alla vita non fate venire a stare dietro, però è anche una parte divertente. Molto bene, è stato veramente un piacere. Adesso nostro, voglio assolutamente provare a giocare dentro pianeta, sì. E andiamo in chiusura. Fantastico. Grazie. Grazie a voi. Presto scopriremo il prezzo di pianeta, un prodotto di qualità massima per un pubblico specifico. Prima però è importante ricapitolare le lezioni che ci portiamo a casa dalla sua esperienza. 1. Non esistono idee senza senso fin tanto che risolvono un problema. 2. Non è mai una questione di prezzo. Quasi ogni versione di un prodotto che conosciamo ha forbici di prezzo ampie. La macchina, da qualche migliaia a qualche decina di milioni. La casa, uguale, da qualche decina di migliaia a qualche decina di milioni. 3. Tutto dipende da come lo vendi. Il marketing è tutto. Qualcuno può vederlo come follia, ma chi compra una Ferrari ha esigenze diverse rispetto a chi compra una 500. Il consiglio è: il prezzo non è mai un problema se vendi un prodotto o un servizio al giusto target. Ma ci sono tanti altri spunti in questa puntata e mi piacerebbe leggere nei commenti quelli che hai trovato più interessanti e magari quelli che applicherai da domani nella tua attività. Nel frattempo, mi raccomando, lascia un like, iscriviti al canale e condividi questa puntata, perché settimana prossima andremo a scoprire qualcosa di totalmente inaspettato.
un'impresa che lavora a stretto contatto con le case automobilistiche più prestigiose al mondo per creare modellini unici, pezzi così fedeli da sembrare vivi. Ora però torniamo al nostro pianeta e noi ci vediamo settimana prossima. Il prezzo pianeta è, quindi abbiamo detto, che cosa? È una stanza. Sì. Quanto costa una stanza? O meglio, quanto costa la stanza pianeta? La scultura fuori e la stanza dentro pianeta, sì, preequipaggiata e preaccessoriata. Partiamo da 19.800 okay. euro più IVA. Certo. E sostanzialmente è quello che state vedendo. Ok. Quindi è lui. Bene. Dopodiché non, difficile dire a partire da... non è come gli optional, perché in realtà da lì in avanti non è come nelle automobili che ti faccio la pubblicità dell'auto super, certo, pazzesca e poi scritto a partire da, e poi ovviamente, certo, quella che stai vedendo nella pubblicità è quella che è tre volte, certo, il a partire da. Pianeta è questo. Dopodiché ci sono tutte le dinamiche del bespoke, ma lì dipende veramente da, certo, cosa vuole il cliente. Quindi difficile anche da dire fino a, anzi non c'è un fino a. Ti sta piacendo questa puntata? Allora immagina cosa potremmo realizzare per la tua azienda. Affida la tua azienda a chi è in grado di renderla memorabile e soprattutto più profittevole. Raggiungi il tuo obiettivo, vendi di più, aumenta i tuoi profitti e la tua fetta di mercato. Tutto questo grazie al team di Strategenius Agency e grazie allo strumento più potente sul mercato, i video. Trovi tutti i dettagli cliccando il link in descrizione. Lì potenzialmente non c'è un fine, perché nel momento in cui io voglio qualcosa di estremamente particolare, sia nei materiali, esatto, sia nella personalizzazione, certo, voglio un'opera d'arte unica, che, certo, vuoi, anche perché la scultura rimarrà nel, certo, tempo. Certo. Io per assurdo potrei anche volere tutta un'opera d'arte all'interno, esatto, a ricoprire, esatto, la parete interna. E anche ovvio che la sua estetica esterna è quella che forse ha meno dei pannelli, come abbiamo, certo, detto, movibile. Ma non c'è un limite di wrappature, cioè, certo, come le auto tu le puoi cambiare. Assolutamente. Quindi ma la scultura, l'opera rimane, e come avete già visto un esempio, si possono fare pezzi d'arte unici. Certo. Quindi questo è il valore, e la cosa interessante è che Pianeta rivoluziona l'investimento, come abbiamo detto, immobiliare. Certo. Perché... non sto qui a fare i conti e annoiarvi, ma ragioniamo su quant'è il metro quadro e quanti metri quadri devi comprare, quante decine di migliaia di euro devi investire per raggiungere una decenza esperienziale da una stanza tradizionale. Come detto prima, hai bisogno di una finestra e quindi già devi concepire la casa in un altro modo. Certo. Con Pianeta hai un investimento che rivoluziona la qualità della vita di tutta la comunità, diciamo, domestica, con un impatto sul concept e sul layout minimo e con un innalzamento della qualità estetica dell'immobile che è altrettanto unica. Certo. E in più, nel momento in cui uno dovesse cambiare casa, quella stanza ti segue. Assolutamente. La sensazione nel momento in cui ci si siede in poltrona è proprio la sensazione di un posto in business class in aereo, oppure di essere seduti su una macchina di lusso come una Rolls. La sensazione nella seduta è proprio una sensazione di questo tipo, anche a livello di insonorizzazione. Ma la figata che non abbiamo provato prima è sostanzialmente, adesso facciamo un giretto con Super Mario e vediamo effettivamente, torno su così e vado di qua, e per cui aumentiamo anche il volume. Ragazzi. E diamo anche una chiusura alla porta, ragazzi. In maniera totalmente immersiva, e qui chi ci ammazza più? E qui adesso siamo perfettamente chiusi, immersi nel mondo. L'esperienza sonora è un'esperienza esagerata, perché è totalmente immersiva e posso giocare, che è una meraviglia. Adesso io potrei stare qui a giocare a Mario Kart per qualche oretta, ma in questo caso è bene chiudere.
ma l'esperienza è decisamente, decisamente interessante. E poi avere tutto questo legno attorno dà una sensazione, un feeling molto molto piacevole. È chiusa. chiusa è proprio un pianeta. Chiusa è proprio l'esperienza. Sì. Poi l'impianto audio che abbiamo montato dentro è esagerato, quindi sì. È chiaro che quando lo mandi a palla dentro, anzi, lo devi regolare. Perché... Sì, sì, è proprio un'esperienza totalmente immersiva con la porta chiusa. Già con la porta aperta era in ogni caso un effetto esagerato, ma nel momento in cui hai la chiusura della porta hai proprio la sensazione di essere in un altro pianeta. Così. E poi devo dire che questa esperienza aumenta più c'è vita intorno. Certo. Perché più c'è vita intorno, come in una casa, se tu sei da solo in una stanza dentro una casa vuota, ma quando la casa intorno vive, ci sono le varie attività, o nei locali, certo. Era stato un esempio anche partecipando alla fiera, sì. Games Week, e cioè, quando c'è caos intorno, cioè, allora lì veramente diventa, che non è l'isolamento acustico totale, che non è neanche confortevole. Infatti quando vai nei luoghi totalmente isolato acusticamente non puoi stare troppo tempo, è quel giusto luogo di privacy, come quando entri in un tuo spazio dedicato, e più c'è vita, più è pazzesco. Cioè, assolutamente. Così possiamo prendere una pianeta ambientata. Quindi la troveremo direttamente all'interno di un contesto casalingo. E poi tra l'altro la versione che ha a casa è una versione anche con la porta. E andiamo. Era quella giusta, permesso. È quella giusta. Abbiamo detto qual è? Oh, che bello! Allora. Accendi la luce dentro, gli fai un paio di birolla di lui che entra e esce, in modo collegato. Va bene, ci siamo? Ci siamo, guys, andiamo.